di solito tendo, anche se sembra un'operazione un po' narcisista, tendo a parlare più di me, della mia storia. E non lo fo perché appunto, sì, indubbiamente mi piace mettermi in mostra, ma diciamo non è quello l'origine principale, quanto piuttosto perché io penso che la fortuna di poter parlare con l'artista vivente, e quindi non solo con le opere, è capire il mondo dell'artista. Io tecnicamente ho iniziato a fare l'artista nel 95-96, no? Quando avevo 26 anni, 25-26 anni. Però è evidente che non ho iniziato a fare l'artista a 25 anni, nel senso che il mio immaginario, quello che poi uno vede nel mio lavoro, nasce da quando sono bambino, nasce dal primo giorno di vita. È il motivo per cui poi vanno molto di moda le biografie, no, degli artisti, perché appunto si cerca di capire finché l'artista è in vita, fondamentalmente, quali sono tutto quel mondo, quel retroscena, quelle cose, quindi che non hanno a che vedere proprio con l'opera in sé, nella descrizione dell'opera, ma con, come dire, l'intorno, l'ambiente in cui è nato quell'opera. Sono molto appassionato di persone e non particolarmente di artisti o ma di persone in generale. Come tu sai, io prima stavo in montagna, tornato dalla montagna, ho iniziato contemporaneamente a fare soccorso in ambulanza perché lo facevo prima in montagna, quindi era una cosa che volevo continuare anche come legame con le cose che facevo prima. Sono cresciuti di pari passo e sono state fondamentali, o meglio, è stata più fondamentale l'ambulanza per l'arte, probabilmente, che il viceversa, però l'ambulanza mi ha permesso di entrare in contatto con l'umanità. Questa ricerca quindi sulla persona ha fortemente caratterizzato la mia ricerca di artista. Ecco perché io a mia volta quando mi racconto più come persona che come artista o quello che è. Ma il fatto che nelle mie città non esista mai la figura umana è perché in realtà, vabbè, la storia è che dal mio punto di vista in realtà è la città che rappresenta le persone, quindi non ci sono le persone perché è quella città che le rappresenta. Detto questo, quindi le mie città in realtà rappresentano l'uomo, però il fatto che non ci sia l'uomo è anche perché io effettivamente lo temo, cioè non ho un buon giudizio dell'uomo. Ho fatto il liceo a stento, diciamo, l'ho finito dopo perché l'avevo interrotto per fare pilota di moto e il meccanico. Quindi insomma la mia formazione, diciamo, è poco scolastica, quindi ha, come dire, poi secondo me ho avuto sempre il rigetto verso la scuola che la trovavo come castrante rispetto alle mie curiosità. Chiaramente il libro era un po' il simbolo, poi mio padre invece, mio padre, mia nonna, mio nonno, mia madre, cioè tutti in famiglia abbiamo problemi con i libri nel senso che non sappiamo dove metterli. Cioè. Quindi da un lato diciamo per me il libro rappresentava anche un qualcosa di, come dire, di distante da quello che è proprio come oggetto. C'è chi c'ha il feticismo del libro, io ho quasi il rigetto per il libro, una cosa che non mi piace per niente, neanche come oggetto. Fa più intellettuale dire diversamente, ma io sono nato con la televisione, in tutto e per tutto. Io ho passato la mia vita, la passo tutta davanti alla televisione, incollato alla televisione. Io lavoro 20 ore al giorno al computer e ho la mia televisione nel computer e la guardo fisso, cioè è accesa 24 ore al giorno. E io non amo viaggiare, non amo leggere. E la mia finestra sul mondo è una finestra totalmente parziale, totalmente sbagliata, totalmente non obiettiva, totalmente di parte, perché è filtrata da televisione, da giornale, da internet ovviamente tantissimo, quindi giornale online, cose. Quindi io il mio occhio sul mondo è un occhio falso, un occhio che non esiste, sono un grandissimo appassionato di politica, quindi anche un po' frustrato dallo scenario attuale, però è sempre politica, anche se è distante da quello che sarebbe la mia visione ideale di mondo e di politica, però politica è quella che c'è adesso e io con quella mi rapporto. Quindi io da artista sento fortissimo la responsabilità sociale e politica. Io lo dico sempre, quando la gente mi chiede, ma tu sei catastrofista? Cioè questo. No, io dico sempre, no, io creo dei moniti, cioè io interpreto la direzione in cui va il mondo e dico, signori, il mondo sta andando in questa direzione qua e te la mostro, un po' come potrebbe essere banalmente la pubblicità progresso, no? Ho visivamente, nel mondo visivo, anticipato delle problematiche e poi si sono, come dire, manifestate anche nel dibattito comune qualche anno dopo. E la fotografia, diciamo che anche lì io sono, devo dire per me anche questa è stata una delle altre mie fortune sul mio lavoro, nel senso che ho iniziato quindi non solo come concetti, dicevo prima, come dire, essere molto contemporanea, anche leggermente in anticipo su certe problematiche nel mondo del visivo, ma nella fotografia anche perché bene o male, diciamo, sono stato in Italia, era fra i primi, diciamo, due o tre artisti a usare il digitale, uno era Lauro Cecchini, nei suoi primissimi lavori, poi l'ha abbandonato subito, l'altro Matteo Basile che viceversa ha continuato, siamo stati i primi, diciamo, a usare il digitale, io in una maniera e loro in un'altra, ma insomma comunque è stato, come dire, se vogliamo, abbastanza pionieristico. Se uno guarda complessivamente tutto il mio lavoro, nota che ci sono come dire, dei filoni, dei temi ricorrenti, fissi.
sono degli elementi, quasi fossero, come dire, la mia tavolozza di colori concettuali, diciamo, no? Quindi, che sono l'acqua, la città, le dighe, la natura, la montagna, la ruggine, il ferro, i tubi, cioè sono una serie di macerie, tutta una serie di elementi che ritornano ricorrenti, declinati in vario modo. A volte sono elementi scenografici, altre volte invece sono il centro, il soggetto dell'opera, il punto focale. Cioè, ci sono, comunque sono sempre bene o male gli elementi. Non è un caso, perché nasce da quello che è il mio immaginario. Ora, questo immaginario ha, come dire, un doppio livello. Cioè, da un lato è proprio banalmente immaginario, privo di concetto. Cioè, come dire, a me piacciono delle forme. La paura incredibile, la psicosi del nucleare, no? Io sono del 70, quindi negli anni 80 il film The Day After, che io non vidi perché era vietato e non lo volevo vedere, che ero già ampiamente terrorizzato in quella psicosi collettiva in cui la gente si costruiva i bunker nei giardini, no? Quindi l'idea del catastrofismo, dell'idea appunto del dopo atomico, no? Che ha permeato non solo il mio lavoro, ma tutta la letteratura, la fantascienza, no? I cartoni animati giapponesi, cioè sul post atomico, film su film, da Mad Max appunto a Ken il guerriero, il cartone animato, cioè è un immaginario che è stato influenzato direttamente da quegli elementi lì. L'artista fa un lavoro diverso a quel punto, cioè preso questo immaginario base, diciamo, che tutti hanno, ci costruisce una riflessione, cioè si interroga, si cerca di dare una risposta sul perché e su a che livello questo immaginario è entrato nella propria vita personale, diciamo, o anche collettiva. E quindi cerca di ritradurre, no, questi immaginari in una sua, come dire, reinterpretazione degli immaginari stessi, e diventa poi l'opera, fondamentalmente. Nel momento in cui io, per esempio, do un titolo a un'opera, cerco di dare una guida all'interpretazione del lavoro. Perché è chiaro, se sulla mia immagine una città catastrofica scrivo la fine del mondo, cioè ho già fatto capire cosa intendo in quell'immagine. Però invece tanti ci vedono l'inverso, ci vedono l'inizio di una civiltà, oppure, cioè, vedono cose molto diverse. Allora, se io metto un titolo, già quel titolo è fuorviante, perché chiudo la possibilità alle persone di fantasticare sul mio lavoro. Se io descrivo il pensiero mio che sta dietro a un'opera, stesso discorso, cioè do una lettura che può ridurre, può, capito, chiudere l'angolo di visuale, no, dello spettatore, quando praticamente l'artista può non esistere più. Anzi, perché tanto prima o poi l'artista muore e pascia l'anima sua, ma il lavoro presumibilmente sopravvive. Allora, in quel caso, no, le nuove generazioni vedranno le loro esperienze, il loro mondo, i loro riferimenti, la loro società rispecchiata in quel lavoro. L'arte, è a sua volta comunicazione, è anche qualcosa di più, certamente, però è anche comunicazione, sono codici. A volte, se questo linguaggio evidentemente crea confusione, si può anche dire che nessuno capisce, l'artista incompreso, no? Io faccio una cosa ma nessuno la capisce. Beh, può darsi. Io credo che nella contemporaneità, nel mondo di adesso, questo sia una cosa di abbastanza difficile. Cioè, storicamente ci sono stati periodi in cui l'artista era molto avanti rispetto a una società, a un contesto, ed era arduo da comprenderlo. Adesso, per come si fa arte, per come sono il linguaggio, per come è l'arte contemporanea, mia, di tutti, questa distanza tra l'artista e il pubblico si è molto ridotto. Essere un artista vuol dire fondamentalmente essere se stessi, no? Lavorare su se stessi e mostrare se stessi. Io non posso smettere di essere Giacomo Costa, cioè non è che, cioè, il mio orario di lavoro non c'è, perché non c'è un lavoro, nel senso non è che smetto di fare l'artista. Cioè, certo, posso dire quando è che smetto di dipingere, non smetto di stare al computer, ma quella è una parte marginale, no? Cioè, del mio lavoro di artista, lo stare al computer è la parte finale, cioè è la messa in atto di tutto quello che c'è prima. Di quello che c'è prima c'è che è se stessi, quando è che posso smettere di essere me stesso? Quindi io purtroppo devo dire no, non posso dire lavoro 24 ore al giorno perché è così. Perché eccetto rarissimi momenti in cui riesco, come dire, a staccarmi, ma sono veramente, sono rari, perché neanche quando dormo riesco a staccare dalla mia mente, dal mio immaginario.